Siamo al padiglione 19, nello stand ampio della BCS. Sono in compagnia di Andrea Negro, responsabile di comunicazione della BCS. Ecco, oggi insieme a Andrea parliamo di agricoltura iper specializzata, dove presenta la BCS queste macchine, che sono macchine particolari e interessantissime, perché appunto il loro nome già è tutto un programma, si chiamano Micro. Andrea, di cosa stiamo parlando? Allora, stiamo parlando di due nuovi modelli denominati Micro, quindi una gamma che è dedicata a una agricoltura iper specializzata, come hai ben detto. Infatti la caratteristica più importante di queste due macchine è la larghezza estremamente compatta del trattore. Infatti nel primo modello, il 35 AR Micro, riusciamo ad arrivare con pneumatici 500-15 a una larghezza fuori tutto di soli 77 cm, che è l'unico trattore sul mercato che ha questo tipo di larghezza. Andiamo incontro a un'esigenza di trattori, come abbiamo detto prima, iper specializzati, per poter lavorare in tutte quelle vigne caratterizzati da uno spazio tra una fila e l'altra estremamente ristretto, senza trascurare anche quel mercato tipico del nord Europa delle coltivazioni di alberi di Natale. Anche questo è un mercato molto molto interessante, e dal quale abbiamo ricevuto questo input di sviluppare questa tipologia di macchina. La seconda macchina, che fa parte della gamma Micro, è un 50 cavalli, la gamma 60 AR Micro, che è una macchina con articolazione centrale e posto di guida reversibile. Oltre alle dimensioni estremamente compatte, questa gamma è caratterizzata anche da un upgrade idraulico. Infatti la portata dell'impianto idraulico dedicato al sollevatore e distributore di ben 33,5 litri con deviatore di flusso dell'olio sui vari distributori. Quindi una portata idraulica maggiorata, che è indispensabile per tutte quelle attrezzature tipiche dell'agricoltura in vigna. Benissimo, nel momento in cui tu mi parlavi di macchine, però comunque stiamo parlando comunque di macchine che hanno una potenza, diciamo, discreta. Certo, stiamo parlando di trattori bassa potenza, però 35 cavalli, 50 cavalli non sono proprio pochi. Sì, l'importante da dire è che sono macchine che derivano da trattori già presenti in gamma, quindi nella gamma 35 la trasmissione è sempre l'8+4 con innesti agevolati e il motore è un motore Kubota da 25 cavalli in stage 5, mentre sulla gamma 60 la trasmissione è un 12 rapporti avanti, 12 in retromarcia con inversore sincronizzato, e il motore è un motore Köhler da 50 cavalli sempre in stage 5, quindi molto pulito, diciamo, per l'ambiente, a livello di emissioni pulito per l'ambiente. Sì, ovviamente, anche perché stiamo parlando comunque di agricoltura sicuramente iper specializzata, ma adesso credo che nel 2022, 23, eccetera, 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 credo che quasi tutte quante le aziende, i costruttori, eccetera, vanno a indirizzarsi verso lo sviluppo sostenibile, cosa che per l'agricoltura e le macchine agricole credo che sia ormai la base di partenza necessaria. Assolutamente sì, il gruppo BCS è nato nel 43 e diciamo che la salvaguardia dell'ambiente è stato sempre uno dei capisaldi dell'azienda, quindi fin dall'inizio, fin dagli albori, abbiamo sempre puntato l'attenzione, uno, sul comfort operativo, e due, sulla salvaguardia dell'ambiente. L'anno scorso a EIMA 2021 abbiamo presentato tutta una gamma di trattori specializzati con motori stage 5, quindi motori, come ti dicevo prima, molto puliti ed anche economici nei consumi. Interessante questo discorso di motori puliti ed economici nei consumi, giustamente. Senti, mi hai fatto venire in mente, mi ha incuriosito questo discorso del mercato degli alberi di Natale. È un mercato che è la prima volta che sento, nonostante insomma stiamo parlando di un luogo dove c'è di tutto. Per cui è interessante, potrebbe essere anche questo un mercato futuro, e già è presente questo. Allora, c'è un mercato già molto attivo che richiede proprio macchine estremamente compatte, estremamente strette, proprio per passare tra i vari
filari di alberi che poi nel periodo invernale verranno dedicati all'utilizzo che sappiamo, insomma, di alberi di Natale. Questa richiesta ci è stata fatta dal Nord Europa, è un mercato già consolidato nel quale noi non eravamo presenti. Nord Europa, le macchine sì, anche macchine italiane, però insomma abbiamo cercato di dare ascolto ai nostri importatori presenti in queste aree del Nord Europa, inglesi, danesi, finlandesi, e nel più breve tempo possibile abbiamo cercato di dare riscontro a questa richiesta e oggi siamo pronti a presentare sul mercato. Sono già trattori a listino, quindi assolutamente ordinabili, e che sono pronti per lavorare anche in questo tipo di ambiente, che anche per noi è un ambiente particolare in quanto la nostra gamma di specializzati siamo solita vederla in coltivazioni di vigna, frutteto, quindi vigneto, serre. Però ecco, quello degli alberi di Natale è un mercato che è interessante per noi particolare, ma che vogliamo assolutamente possedere. Certo, ma perché io, quando parli di mercato di alberi di Natale, il bambino che c'è in me viene fuori e diventa immediatamente un'immagine festosa che è Natale, quindi è molto molto interessante, oltre che piacevole. La domanda che ti faccio, l'ultima domanda, poi ti lascio andare. Come ti vedi, come vedi l'azienda da qui a 10 anni, nel 2022, nel 2032, 2033, eccetera, eccetera, eccetera? Che strada la BCS prende e cosa ti aspetti, ecco, dal futuro? Allora, prima ho dimenticato uno degli altri capisaldi dell'azienda, che è quello di ascoltare le richieste che vengono dai propri clienti. E diciamo uno dei motti che può identificare l'azienda è quella di anticipare queste richieste, quindi adesso è difficile fare previsioni a così lungo raggio, però sicuramente la strada potrebbe essere quella dell'ibrido, dell'elettrico, quindi macchine ancora più ecosostenibili. Certo che siamo ben consapevoli che le nostre macchine vanno a lavorare in ambienti particolari dove le dimensioni contano. E quindi i nostri tecnici sono messi anche sotto pressione per trovare soluzioni che siano compatibili poi con l'ambiente nel quale devono andare a lavorare. Però ecco, diciamo che macchine ancora più ecosostenibili, quello è sicuramente l'indirizzo nel quale vedo l'azienda da qui a 10 anni. Bene, quindi ascolto, attenzione al cliente, in un certo qual modo previsioni per il futuro e ovviamente grandi risultati per il presente. Questa è la BCS, io ringrazio Andrea e EIMA 2022 Bologna, siamo qui, sono qui. Grazie mille, grazie.